Salve a tutti ragazzi, benvenuti finalmente ad un nuovo video. E oggi non siamo nel mio portale, perché siamo a Mondo Animalo. Salute. Ma passiamo la parola al mio collega Svideo. Ciao da Svideo, grazie Chris per aver aperto questa bellissima puntata di Mondo Animalo. Perché io sto malo se non vedo il mondo animalo. Perché io sto malo se non vedo il mondo animalo. Allora, cosa faremo oggi? Parleremo degli animali più veloci del mondo. Certo, è difficile fare classifiche del genere, perché ci sono animali veloci in aria, per terra, in acqua. Quindi faremo tre mini classifiche. Come dicevo prima, è un po' difficile fare queste cose perché c'è la maggior velocità raggiunta dall'animale, oppure la velocità media, quello che fa di solito. Quindi è difficile fare delle classifiche del genere, quindi magari se c'è qualche imprecisione, perdonatemi, prendetela anche come una cosa simpatica, giocosa. Ma partiamo subito con gli animali più veloci in aria. Al primo posto, sembra che vi dica mettete un like, comunque al primo posto troviamo il falco pellegrino, che poi non è solo l'animale più veloce in aria, ma è anche l'animale più veloce al mondo. Infatti questo rapace è capace di raggiungere in picchiata i 380 km all'ora. Cavolo, fortissimo, è il flash degli animali. Al secondo posto degli animali più veloci in aria troviamo un altro rapace, l'aquila reale. La trovate soprattutto in Nord America, in Nord Africa e in Assassin's Creed Origins. No, l'aquila di Bayek, scusate, è un'aquila reale? Beh, vabbè, dai, andiamo avanti. A che velocità va l'aquila reale? Beh, l'aquila reale può volare fino a 320 km all'ora. Al terzo posto troviamo il rondone. Il rondone è un piccolo uccello migratore, dal piumaggio tutto nero tranne la gola che è biancastra. Il rondone può andare dai 160 km all'ora ai 220 km all'ora. Wow! Al quarto posto troviamo il girfalco. Il girfalco è un altro rapace. Assomiglia al falco pellegrino, ma ha un piumaggio più pallido. Riesce a raggiungere i 209 km all'ora. Nella falconeria medievale, i girfalchi erano riservati alla nobiltà. Siccome vivevano nell'estremo nord, era difficile possederne. Quindi averne uno accresceva il loro prestigio. Al quinto posto troviamo un altro falco, il falco subbuteo. Sì, subbuteo come il gioco. Infatti il creatore del subbuteo, del creatore di quel gioco lì, del calcio da tavolo, era un ornitologo che era appassionato di questi volatili. Il falco lodolaio, anche detto falco subbuteo, praticamente ha dato un po' anche il nome quindi a questo gioco. Questo falco può arrivare alla velocità di 160 km all'ora. Altri animali che per esempio sono molto veloci in aria sono i colibrì, che fanno anche 100 km all'ora. E invece tra gli insetti sono molto veloci la libellula, che fa anche 60 km all'ora, e il tafano che fa 42 km all'ora. Ora passiamo agli animali più veloci in terra. Beh, secondo me tutti sanno chi c'è al primo posto. Al primo posto c'è il ghepardo. Questo fantastico felino può correre alla velocità di 112 km all'ora. Comunque i ghepardi centroafricani devono correre veloce, perché so che a loro piace molto mangiarsi le gazzelle di Thompson. E le gazzelle di Thompson ti fanno anche tipo 76 km all'ora. Quindi, insomma, se ci fate due conti, il ghepardo deve essere veloce, no? Per arrivare lì e trac! Arrivare lì e trac trac! Altrimenti gli scappa il suo fast food. Al secondo posto troviamo l'antilocapra americana, che raggiunge i 90 km all'ora. Ma che cos'è un'antilocapra? Beh, è un po' antilope e un po' capra. No, vabbè, dai, magari ve lo spiego in un altro video. Al terzo posto troviamo la gazzella di Thompson, quella che dicevamo prima, anche se va molto veloce anche la gazzella di Grant. E invece la gazzella di Alberto è quella che va più lenta.
Ah, mi dicono dalla regia che non esiste nessun gazzella di Alberto. Vabbè, comunque la gazzella di Thompson può raggiungere anche gli 80 km all'ora ed ha un mantello molto molto particolare. La parte sopra è marrone, la parte sotto è bianca e tra una e l'altra c'è una marcata striscia nera. Quindi molto bella la sua pelliccia. Al quarto posto troviamo l'impala! L'impala è un bovide africano che può andare a una velocità di 80 km all'ora. Allora, io ho messo lui come quarto, però diciamo che anche il leone a 80 km all'ora, cioè, riesce a arrivarci, eh? Quindi ci sono anche tanti altri animali. A volte ho fatto una scelta, ci sono tanti animali che magari vanno alla stessa velocità. Al quinto posto troviamo il levriero della razza canina Greyhound, che può raggiungere i 70 km all'ora. Anche qui ho messo il levriero, ma potevo mettere anche lo struzzo, perché anche gli struzzi riescono ad arrivare a 70 km all'ora. Altri esempi di animali molto veloci sulla terraferma sono l'asino selvatico mongolo, il cervo nordamericano e lo gnu. Ma ora passiamo agli animali più veloci in acqua! Intanto che ci sono, bevo, ragazzi. Al primo posto troviamo il pesce vela. Il pesce vela, che si chiama così perché ha questa spina dorsale molto particolare che lo fa anche sembrare molto più grande di quello che in realtà è quasi tutto spina dorsale sto pesce. Comunque nell'acqua va più o meno come la velocità del ghepardo, perché fa 110 km all'ora e quindi in acqua, cavolo, fenomenale. Al secondo posto troviamo il pesce spada, il pesce spada che va a 97 km all'ora. Al terzo posto troviamo lo squalo mago. Ebbene sì, troviamo questa specie di squalo che va a circa 96 km all'ora e questa velocità gli permette anche di fare dei bei balzi, dei bei salti, quindi magari sei lì in barca, in nave, che ti balza lo squalo sopra, cioè stare attenti. Al quarto posto troviamo il tonno rosso. Tonno? Buono il tonno! Che va a 80 km all'ora. E infine, al quinto posto, troviamo il pesce Chris. Il pesce Chris è un pesce azzurro che può stare fuori dall'acqua anche per ore e ore e ha la particolarità di avere le branchie sotto i piedi. Grazie Chris di essere stato al gioco. Mi raccomando, guardate tutti i video che fa Chris sul suo canale, il portale di Chris, perché fa dei video meravigliosi. Vi metterò il link in descrizione. Grazie amico di aver partecipato qua al video e grazie a tutti quelli che hanno visto queste classifiche degli animali più veloci del mondo e a tutti quelli che amano seguire Mondo Animalo! Ciao da Svideo! Il rondone? È passato un animale. Se mi punge quella bestia vola. Andata di là. Allora, il rondone ora rimasto. Al quarto posto troviamo il girfalco. Non pungermi. Sono quelle vespe / api, quelle che fanno le casette, quindi non dovrebbe pungermi, però. Se se ne va, mi fa un piacere. Abbiamo l'antilocapra. Antilocapra? Sì, antilocapra, sì. L'avevo detto giusto. Il pesce vela, tutti diranno, ma come? Non vale, va sulla barca vela, il pesce vela, no. Vabbè, che cagata, no. Siete ancora qui? Ciao!